tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi non farò il My Followers Control My Life come qualcuno di voi aveva visto nella mia storia di Instagram. Non lo farò appunto. Ma niente, un semplice vlog, e la settimana prossima ne farò uno o due di My Followers Control My Life. E quindi non vedo l'ora. E sarà molto emozionante, mi raccomando siete attivi. E credo che i sondaggi farò la sera prima, così almeno vedo già le cose, come vanno, tutto quanto. E niente. E niente, stiamo per andare al mare, quindi per questo sto facendo questo vlog. Ci stiamo avviando, cioè stiamo andando. E niente. Allora raga, sono al mare. E vabbè, ora sono gli occhiali. Vabbè, ora sono le 12:30, quindi vabbè, facciamoci in caso. E niente. Ok, bella. E niente. La pizza con un pomodoro, cioè a me fa uno schifo. Però ci provo. Niente, noi non stiamo facendo niente. E niente, non so che dire. Giusto per continuare questo vlog. Niente, papi. Vabbè, mia madre è senza parlare, quindi vabbè, voi. Quindi non la vedrete per ora. Ma credo che forse quando andrò in macchina la vedrete, non lo so. Poi si vedrà. E comunque spero siete contenti di questo vlog, perché comunque io lo volevo fare da un sacco di tempo, solo che non sapevo quando farlo, come farlo. E anche perché ora so di te meglio, diciamo, senza vantarmi, però so di te meglio, diciamo. E quindi niente, sono molto felice di questo, così almeno i miei video saranno un po' più professional. Oddio. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that. Marocchini. Non siamo razzisti. No, non siamo razzisti. No, per specificare, perché sennò poi le persone che capiscono male. Io facevo che stavo parlando con il suo marocchino. Che stavo parlando del prezzo, che lui voleva 15, ma io volevo dare 10. Nel frattempo, quel piccolo frattempo, il vento si stava aspettando tutto il carrello. Si è aspettato. E io mi sono spostata. Ho cercato di mantenere con una mano. Quando ho pensato subito che mia figlia stava passando di là, e ho detto: allontanati! E io stavo dall'altro lato. E io mi sono mossa, però sono caduta. Si è mossa, però Miriam si muove un po' il rallentatore. No, mi sono mossa. Non capisce che quando io dico una cosa, no, che c'è un pericolo. Sì, ho capito, sentito. Scattare. L'ho capito mia di te. Anche giusto in quel frattempo Miriam è caduta. E mi è caduto tutto sull'osso del collo. Vabbè, quindi cosa insegna questo?
che devi stare sempre con gli occhiali, no, non dovete dormire, dovete, no, non insegna questo, no, che non dovete comprare le cose, no, dalle, no, cose, no, così, no, non c'entra niente. Ma è caduta di nuovo. Può succedere anche in un negozio, che vuol dire? Ma è caduta di nuovo. Ma può succedere anche in un, vabbè, negozio. Ma cioè, importante essere un pochino più sveglio, non mi addormentate. Mamma, la gente poi si scoccia a sedietti tutto, vabbè, il tempo. Si dopo tempo. Se... No, perché qui è un po'. Buonanotte. Vabbè, che stavo dicendo? Dimenticato. Vabbè, poi è successo di nuovo, però io ho guardato di qua, mi sono fatto. Beh, non si come le cose di me. E nessuno si è fatto male. Ma è successo. E ora tutti stanno aggiustando. È uscita una legge che chi fa male parrucchini, io potevo avere una multa, io e il signore. Perché? Vedi, mi dia che cosa mi hai fatto fare? Perché? C'è la legge che non si può comprare, che prende una multa io e anche noi. Capito, mi dia quando mi costava quel vestito oggi? Se passava, vabbè, un controllo. Capito? Allora non possiamo più. Quindi non comprate niente, no dai poverini, mi dispiace. So, ecco, se non stai mandando tu, c'è uno. Non posso neanche io pagare per gli altri. Ora faccio vedere. Va bene, mio padre. Va bene. Hey. Ok. Alla prossima, ciao ragazzi. Per fortuna non è la baracca. E vi raccomando, non potete comprare dei marocchini, comprate nei negozi. Tu, mia madre che faceva fare una mutta salata. Io preferisco quella dolce. Per altre battute squallide, seguite Nick e Donia. Il mio ispiratore. E avanti. Vea avanti. Che cane l'ha lasciato a casa di Dino. Ecco, raga. Sta arrivando uno, no, vabbè. Cioè, ma nemmeno la casa si può comprare. Da questi non si può comprare. Da quell'altro, sì. Ah, da questi qua sì. Andare al negozio. Ma da questi sì. No. Ah. Che peccato. Andare al negozio che pagano le tasse. Tassette, mi puoi prendere il, vabbè, mio cello, grazie, vabbè, comunque questo qua è maggiorenne, quindi io posso riprendere. Prendiamo il suo telefono che è migliore del mio, raga, lasciate 50 like, 50 like per farmi comprare l'iPhone, lasciate 50 like, non ci sta, vediamo qua, mamma, fate vedere. Poi scommettiamo 50 euro, scommettiamo. Oh, dammi 50 euro. 50 euro. Cioè, raga, il telefono migliore del mio. Vabbè, non è un Nokia. A lei è il GTA. G5. A me è il DNA Plus, cioè, perché... proprio bassi livelli. Bassi. Alla, tipo la baracca, tipo così. Non so se si veda. Allora, stiamo andando di nuovo a fare il bagno con la stessa mamma di sempre, quella che avete già visto. Oh, c'è la bandarella qua davanti. Allora, mamma, che vuoi dire? No, no, c'è. Allora, che non ho la coverta. Vedo la scena in bagno e perché comunque sono un po' di onda e quindi poi il telefono si potrebbe bagnare e io niente, mi avrebbe un po' cuore. Allora raga, ora sto registrando col telefono di mia madre e niente, avete notato che appunto la qualità del video è davvero meglio, però
non è che posso registrare ogni santa volta col telefono di mia madre. Mamma, tu sei d'accordo? Sì, ha detto. Ogni giorno siete pazzi? Non credo. Dovete scrivere nei commenti se preferite il mio telefono o questo. Vabbè, voi avete il suo, quindi... però vabbè, mi sembra tutto tranquillo. Allora, niente, appunto, sono tornata a dormire, cioè siamo in macchina e niente. No, stiamo tornando dal mare. E niente, ora dobbiamo vedere una casa, vabbè. Mamma, è un vlog! E niente, raga, ci vediamo dopo. Niente, raga, questo video finisce qua perché sono tornata a casa. E quindi niente, al prossimo video o vlog o qualcos'altro. E niente, ciao. Niente raga, sono a casa. Vabbè, ora sono le 21.43 e sto editando il video. E mi sono accorta che c'erano dei rumori in sottofondo, appunto del mare, oppure che ne so, altro. E comunque non facevo sentire molto bene, molto bene. E vabbè, proverò a fare altri vlog e vedremo come usciranno. E non ci posso fare niente perché quello è il suono del mare. Comunque lì, quando si sta al mare, o comunque quando si muove troppo il telefono, lo so. È il mio primo vlog al mare. E forse anche il mio primo vlog. Quindi, vi prego, abbiate pazienza. Al prossimo video.